Guardo la prestazione della squadra, del gruppo, che ha fatto un'ottima gara con intensità, con determinazione, con buona qualità di gioco anche. Potevamo sbloccare la partita nel primo tempo, abbiamo rischiato pochissimo, quasi niente, e abbiamo avuto l'opportunità di andare a sbloccare noi la gara. Purtroppo non ci siamo riusciti, ed è chiaro, andando avanti con la partita, l'Inter con le sue abilità, la sua forza fisica, la sua qualità tecnica, poteva crearci qualche pensierino. È riuscita a sbloccare la partita su, penso, la prima situazione importante che ha creato, e dove abbiamo commesso noi un piccolo errore, però non abbiamo mollato, abbiamo creduto sempre di poter rimontare la gara, ci siamo riusciti, e poi alla fine l'ultimo quarto d'ora è stato entusiasmante, perché abbiamo veramente noi sfiorato il gol, sbagliando qualche ultimo passaggio, qualche conclusione finale, e anche l'Inter addirittura con qualche ripartenza, dove dovevamo prestare un po' più di attenzione. La voglia di vincere va bene, ma devi farlo sempre con testa giusta, con organizzazione giusta. E ripeto, in quell'occasione abbiamo subito due ripartenze e dovevamo prestare attenzione. La voglia di vincere, ripeto, va bene, ma bisogna rimanere sempre con la testa sulla partita, essere concentrati sul metro, perché queste grandi squadre basta nulla per poterti andare a cambiare le sorti di un incontro. È stato bravo Stefano anche su una deviazione, perché peraltro su un tiro è stato deviato da parte nostra, su una deviazione, su un'altra conclusione, però ecco, lo spirito della squadra mi è piaciuto, che ha ricercato comunque, nonostante avesse davanti una grande squadra, con voglia e con determinazione, i tre punti, e questa deve essere la nostra mentalità. Poi alla fine il risultato va bene anche così in questo momento. Beh, io da lontano mi sembrava che quello potesse esserci una possibilità di un secondo cartellino giallo. È chiaro, in inferiorità numerica dal primo tempo l'Inter avrebbe durato magari un po' più di fatica poi nella seconda parte della gara. Non è stato così, pazienza, ma guardiamo a quello che poi la squadra ha fatto nello sviluppo di gara. E poi questi sono i gol di Alberto Gilardino, queste palle sporche in aria, lui c'è sempre. Sì, ma ha avuto anche altre opportunità, sono delle due partite che magari dimostra di essere cresciuto sul piano fisico. Era un po' il nostro problema iniziale di questo inizio campionato, abbiamo sofferto perché anche ci mancava questo attaccante davanti, contavamo di recuperarlo, l'abbiamo fatto con logica, senza andare a forzare le situazioni per non creargli delle problematiche o infortuni particolari. Ora Alberto sta arrivando a una buona condizione, anche nel primo tempo andiamo vicino con due belle deviazioni di testa al gol, quindi contiamo molto sul suo contributo, sta facendo un ottimo lavoro e quindi confidiamo che possa ulteriormente ancora crescere. Beh sì, questa è un'altra squadra di grande qualità, forte, molto forte, sicuramente organizzata, ma anche molto qualitativa, e quindi ci vorrà sicuramente un'altra grande prestazione, perché con queste squadre qui, con questi campioni, sbagli un metro e ti possono far male. Ci prepareremo e vedremo quello che riusciremo a fare.